Carissimi amici, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, che speriamo questa sera possa essere una grande puntata perché siamo giunti finalmente, ecco, a un momento di svolta, un passaggio. Questa è la puntata numero 21, quindi chi lo sa se più o meno staremo intorno al giro di boa, forse un pochino più avanti. Però, come in tutte quante le le cose della vita, c'è una parte, come dire, propedeutica dove c'è un lavoro preparatorio, perché ciò a cui tende questo ciclo di catechesi evidentemente è questa seconda parte, cioè è uscire fuori dai guai, ecco, detto proprio in termini prosaici. E il titolo di questo ciclo di catechesi si chiama Dal non senso alla vita di cielo, perché vuole essere appunto un itinerario che attraverso la conversione, la guarigione e la liberazione ci porta dal non senso di una vita orrida, appunto insensata, brutta, non degna di essere vissuta, non significativa, a una vita celeste. Una vita celeste significa una vita meravigliosa, cioè il paradiso, anche nell'immaginario, diciamo così, vago di chi non ci crede, che non c'è. Nel parlare comune, il paradiso è la concentrazione di tutte quante le delizie, non solo possibili e immaginabili, ma anche di quelle non possibili e non immaginabili, perché nessuno di noi può immaginare quello che c'è dall'altra parte. San Paolo scrisse: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste Dio ha preparato per quelle che lo amano, per quelli che lo amano. È qualche cosa che riguarda soltanto la vita di là, o è qualcosa che in qualche modo è accessibile anche alla vita di qua? Ecco, la santa fede divina e cattolica, portata nelle sue ultime conseguenze, evidentemente non vissuta, come vedremo anche questa sera, in una maniera, come dire, oltremodo superficiale, è in grado di metterci in contatto con questo, cioè di farci vivere una vita celeste sulla terra. Certamente non nella pienezza del paradiso, perché non è possibile, sulla terra non possiamo neanche vedere Dio rimanendo vivi, però insomma rispetto a tante brutte vite, a tante vite insomma abbastanza disperate, desolate, tristi, ecco, addannate a volte, insomma, ci dà più di qualcosa. Ora, questa sera dobbiamo volgere lo sguardo su Gesù, detto proprio in termini chiarissimi e diretti. Dice: Donato, ma tutti noi che ascoltiamo questa catechesi siamo tutti quanti credenti, non lo metto in dubbio. Ora, però, bisogna vedere perché, diciamo così, se tutti quanti fossimo veramente credenti, non dovremmo ascoltare questo ciclo di catechesi, non serve. Come dire, chi sta ascoltando la diretta spenga, chi guarda la differita cambi canale, perché sarebbe già talmente pieno, talmente felice, talmente edificato che queste povere parole suonerebbero come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna, dice San Paolo. Che cosa vuoi parlare? Queste cose qui le vivo già profondamente, non si può descrivere quello che si vive. In effetti, quando uno vive il cielo non lo può descrivere. I grandi santi e mistici che hanno vissuto questa cosa non lo possono descrivere, ci danno qualche parola balbettata al riguardo, ma non possono descrivere che cos'è la vita di cielo. Non è possibile. Quindi, se uno ce l'avesse già, non starebbe a sentirlo. E se non ce l'abbiamo già, non è perché nostro Signore non ce la vuole dare, ma perché non ce la siamo andati a prendere. E non si tratta di andarla a prendere, come dire, come se uno deve andare a raffare o a rubare. No, no. Questa cosa ci è offerta, questa cosa Gesù ce l'ha e la offre a tutti, non ci sono preclusioni a priori, anzi, la sua massima gioia sarebbe che tutti potessero averla. C'è però un problema. Il problema è che molti non lo sanno e ritengo, forse diciamo tra le persone che mi si passi questo termine, che a me non piace molto questo termine, quindi, però per farsi capire, che mi seguono un po', a me non piace questo termine, perché bisogna seguire Gesù, non bisogna seguire
nessuno degli amici veri o presunti, io ci provo, insomma, a essere amico di Gesù, poi da dimostrare che lo sia realmente, insomma, questo lo sa soltanto lui. E quelli che mi seguono forse qualche cosa lo sanno già, no? Però ci sono due fattori fondamentali. Il primo è la conoscenza. Tu devi avere alcune informazioni, devi avere qualcuno che dice: guarda, figlio mio, le cose stanno così e questa sera lo faremo. Per quanto riguarda l'informazione, c'è bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Ah, però per quanto riguarda la scelta, l'abbiamo già visto la volta scorsa, questa la devi fare tu. Cioè, dinanzi a queste informazioni, credi tu questo? Io questa sera vorrei passare in rassegna con voi, brevemente, 5 pagine del Vangelo, tante, eh? Ma le facciamo perché è un percorso. Molte persone, cioè più o meno tutti quanti, hanno sentito parlare di Gesù. Nel mondo attuale, anche nel mondo attuale, ci sarà qualche essere umano che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, non sa nemmeno chi è. Esiste una congrega di persone che si chiama Chiesa, dove c'è tutta gente strana, insomma, una banda di scalmanati mezzi corrotti, insomma, che vanno dietro a questo Cristo. Cioè, penso che, adesso io non è che non lo so, non sono un padre eterno, quindi, però penso che la conoscenza, quantomeno, del nome, della persona di Gesù, credo che sia abbastanza diffusa. Domanda: quelli che dovrebbero conoscerlo bene, cioè noi, siamo sicuri che lo conosciamo così bene? Siamo sicuri che viviamo della sua vita, ad una grande sua santa, credo che fosse Sor Josefa Menendez, se non ricordo male. Sì, lui disse: io voglio soltanto che viviate di me per me. E lei diceva sempre: lui vuole solo che viviamo di lui e per lui. È così per noi, punto interrogativo? Allora, attraverso questi, perché il discorso è questo qui. O la nostra vita è una pienezza di vita. Guardate che ci sarebbe da leggere anche il sesto Vangelo. Mano a mano che sto facendo il prologo, me ne vengono in mente, io non volevo leggere quattro, mi è venuto in mente il quinto mentre stavo parlando, facendo il prologo, e lo leggerò perché è importante. Adesso mi sta venendo in mente il sesto, cioè se la vita di Gesù è in te, tu vivi il cielo sulla terra. Se non vivi il cielo sulla terra, la vita di Gesù in te non è ancora perfettamente formata. Sta a uno stadio forse zero, però si spera che proprio zero sia per le persone che proprio non lo conoscono quasi per niente, a livello proprio embrionale. Cioè, la vita cristiana è un po' come la vita di un bambino. Cioè, un bambino neonato, nello stato di natura decaduta, e non un Maria bambina, che Maria bambina aveva già avuto il peccato originale, altro discorso, no? Cioè, un bambino, un bebè, sì, è un bambino, insomma, non è un cavallo, quindi, però non parla, non si muove, non cammina, non ha, come dire, le manifestazioni e le proprietà proprie di un uomo formato, un bambino. Attenzione che la vita cristiana è analoga. San Paolo anche di questo parla nelle sue lettere, no? Dice: fino a un certo punto vi ho dovuto bere latte perché eravate bambine nella fede, non eravate capaci di un alimento solido, di un nutrimento solido. Allora, guardate che era quasi totale. Pensiamo anche a San Paolo sempre: quando ero bambino, pensavo da bambino, parlavo da bambino, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Attenzione, in che contesto dice queste cose? Nell'inno alla carità. Nell'inno alla carità, cosa ci sta dicendo indirettamente? Se tu sei un cristiano doc, l'inno alla carità è il tuo pane quotidiano. Cioè, non è che tu dici: mamma mia, quanto sono belle queste parole, ma quanto sono lontane. Cioè, la carità è paziente, mi arrabbio dalla mattina alla sera, la carità è benigna, ma io sono maligno, io penso male di tutto e di tutti, parlo male di tutto e di tutti. Non è invidiosa, ah, non è invidiosa, ma io invidio tutto e tutti, cioè qualunque cosa, invidio i beni materiali, i beni spirituali, non si vanta, sono a pallone gonfiato, cioè sto sempre a parlare di me stesso.
Quindi uno vede quella cosa e dice: tanto siamo lontani. Se sei lontano, sei ancora bambino. Ecco, allora facciamo questo percorsino, d'accordo? Perché da questo momento in poi, cioè, dobbiamo metterci d'accordo. Dobbiamo metterci d'accordo. Perché dobbiamo capire brevemente, se vogliamo farlo con 40 minuti che ci avanzano più o meno, chi è Gesù e quello che Gesù può fare. Attenzione. A condizione che tu vuoi che si faccia, glielo fai fare, glielo chiedi e usi i mezzi e non per una giornata, a tempo indeterminato, perché le cose di Dio, ricordate sempre, hanno due caratteristiche: si fanno nel tempo e si fanno con dolore. Quindi attenzione, nessuno pensi che abbiamo trovato l'America, nel senso, no? Abbiamo trovato l'America, certo, sì, l'abbiamo trovata, molto più che l'America. Non significa, ecco, approdare a grandi vette in 448 senza il minimo sacrificio, chiamiamolo così, anche se termine molto riduttivo, perché Gesù, quando dice: mi vuoi seguire? Bene. Rinnega te stesso, prendi la sua croce e mi segua. Chi vede la diretta streaming, che vedo l'inquadratura della mia stanza, io amo molto, un segno che mi ha regalato, c'è una croce senza Cristo, che mi l'hanno regalata in un monastero di Carmelitane Scalze Doc, cioè dove la regola di Santa Teresa la vivono ancora alla lettera, tra cui questa forma di devozione molto particolare, l'avere la croce nuda, che è un segno molto, molto espressivo, perché la croce nuda deve essere abitata da qualcuno. Siccome il nostro Signore l'ha già abitata la croce nuda significa che la mattina quando ti alzi e la guardi, dici: bene, oggi è quello che mi aspetta. Ma questa non è una brutta giornata, non è una giornata meravigliosa, una giornata dove ti aspetta la croce, non è una giornata brutta, è una giornata bellissima. Bene. Primo Vangelo che ci leggiamo questa sera e che brevemente meditiamo. Sono tutte quante provocazioni, quindi queste sono pagine rivolte e qui bisogna rispondere. Ci si può prendere uno tutto quanto il tempo che uno vuole, ma qui bisogna rispondere. E ciascuno deve rispondere per sé. Impariamo questa grande cosa, questo per sé. Nelle grandi scelte, anche se gli uomini questo non lo vogliono fare, siamo io e Dio e basta. E così dovrebbe diventare in tutte le grandi, in tutte le scelte. Non andare sempre a traino, a rimorchio, o, cosa che gli uomini quasi tutti fanno, accodarsi ad altri che decidano per noi. Questa non è vita cristiana, eh? D'accordo? Allora, un bel giorno in quel di Cesarea di Filippo, in una regione della Galilea, d'accordo? Anzi, Cesarea di Filippo, stiamo quasi ai margini. Un certo Gesù aveva un gruppo di amici con sé, si ferma e gli dice: sentite un po', la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Era il nome con cui si chiamava. Ci sarebbe da dire molto su questo nome, ma non è questa la sede. Risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi, tu, io, chi dite che io sia? Noi la risposta esatta la conosciamo tutti quanti, insomma, no, se no, non c'è, il parroco non avrebbe fatto manco la prima comunione, no? Gesù è il figlio di Dio incarnato. La risposta esatta l'ha data San Pietro, e per questa risposta esatta che ha dato San Pietro è diventata la roccia su cui è edificata la Chiesa. E quella roccia su cui è edificata la Chiesa dice: a che serve il Papa nella Chiesa? Ah, il Papa serve solo a una cosa. Lui è il vicario, quindi è colui che scompare,
per affermare che colui che egli rappresenta è Dio. Punto. Tutto qua. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Abbiamo parlato in qualche puntata, adesso qui tutti quanti i nodi verranno al pettine, delle immagini di Dio. Recentemente, in una recente omelia, credo, sì, proprio ai bambini, ho ricordato quali sono i quattro attributi straordinari dell'Altissimo: l'onniscienza, l'onnipotenza, l'immensità, l'eternità. Onnipotente? Allora, tu che rispondi a questo? Tu sei sicuro che Gesù Cristo è Dio? Sicuro, sicuro? Perché se Gesù Cristo è Dio, prova un attimo a cominciare ad inferire un pochino di conseguenze. Prova, prova. Ci credi veramente che è Dio? Domanda, non voglio essere offensivo, quindi né provocatorio, però insomma, tu ci credi che è Dio, ma se ci credi che è Dio conoscerai a memoria il Vangelo, perché insomma, se Dio ti parla ti dirà delle cose importanti, no? O no? Non lo conosci a memoria? Magari non proprio a memoria. Se non lo conosci a memoria, ma sei proprio sicuro che Gesù è Dio? Punto interrogativo, che ci credi proprio, ma proprio tanto. E Dio quindi è onnipotente, giusto? Onnipotente vuol dire che gli basta volere una cosa, perché quella cosa sia. E questa onnipotenza si esercita all'interno del grande contesto della sua divina essenza, che è l'amore. Quindi tutto quello che Dio opera è per amore. Se una cosa la fa o non la fa, è soltanto per amore. Sei sicuro che tu pensi che Dio è onnipotente, che credi quindi veramente che Gesù è Dio? Come stai nella tua esistenza? Stai tranquillo? Stai sereno? Stai disteso? Se c'è qualcuno che è onnipotente e quel qualcuno ci vuole bene veramente, ma mi spieghi di che cosa uno si deve agitare o che cosa uno deve temere? Che cosa? I salmi dicono: se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è la difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Allora, ci credi veramente che Gesù Cristo è Dio? Punto interrogativo. Primo Vangelo. Penso che possa bastare ed avanzare. Passiamo a un altro contesto. Ok? Un bel giorno, questo grande nostro Dio si trova in un contesto differente, ha cambiato città, stavolta si trova a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è una piscina, si vedono ancora i resti, si chiama la piscina probatica, chiamata in ebraico Bezzata, con cinque porti. C'era un poro disgraziato lì, poro disgraziato che era paralitico. Ci fa ricordare qualcosa sto paralitico alla luce di quel percorso che abbiamo fatto, no? Do qualche input. Territori rattrappiti, cioè, tanto per fare qualche esempio, no? E questo per farvi comprendere, insomma, che questo è un ciclo di catechesi. I cicli di catechesi sono ingranaggi di una catena, per cui se uno non le ha sentite tutte, adesso non è che voglio fare, insomma, cioè, bisogna sentirle tutte per fare bene questo percorso. Si vede la gente guarire davanti perché pare queste fossero acque miracolose. Ogni tanto, per grazia di Dio, pensiamo all'acqua, no? Pensiamo all'acqua di Lourdes, dove sono successe queste cose. All'acqua per noi italiani un po' più vicina di Colle Valenza. Chissà se adesso ci fanno andare la gente con tutto sto marasma che c'è in giro senza porla manca a Colle Valenza, dato che, vabbè, siamo verde, insomma, no? Vabbè. Uno che da 38 anni era malato, insomma, 38 anni,
croce, insomma, di vita nella malattia sono tanti. Uno si è stufato dopo 38 anni, no? Ricordiamo che questo essersi stufati è un requisito fondamentale perché questo cammino funziona, eh? Perché, come ci disse un sacerdote che ho già citato durante questo corso di catechesi, che veniva ogni tanto a darci una mano quando era in seminario, si chiama Don Giuseppe Sovernico, ci dava tante dritte, diciamo così, anche dei percorsi di guarigione. Cioè, sapete quando è che cambia una persona? Una persona deve arrivare al punto estremo, deve dire: non ce la faccio più, mi sono stufato, mi sono stufato. Quando arriva a quel punto, c'è qualche speranza. Insomma, Gesù si avvicina a lui, vede questo uomo come vede te adesso e come vede me, disteso. Sa che sono 38 anni che sta così. Chi lo sa è andato a sbattere la testa questi tutti questi 38 anni. Lui gli dice la grande domanda: vuoi guarire? Cosa significa? Due cose. Primo, sottinteso che io ti posso guarire. Secondo, ma tu lo vuoi? Vuoi veramente guarire? Cioè, sei arrivato a questo punto che ti sei stufato, sei stanco di continuare ad andare avanti così, sei pronto a rivoluzionare tutto. Perché la guarigione, questo passa dalla paralisi al camminare. Tu guarisci subito Gesù. Io non vado avanti perché la cosa importante di questo Vangelo è: vuoi guarire? Allora, voi chi dite che io sia? Io chi sono per te? La prima domanda. La seconda domanda. Vuoi guarire? Terza paginetta evangelica. Torniamo adesso in un altro bel posticino della Giudea. Ci siamo spostati, non siamo proprio a Gerusalemme. Stiamo nel punto più basso della terra, chiaro? Perché stiamo a Gerico, altro luogo significativo, no? Da Gerico, nostro Signore Gesù Cristo lancia un grande messaggio. Allora, qui non è lui che si avvicina. Qui c'è uno che è arrivato al punto che ha sentito. Voi avete sentito un pochino parlare, no? Adesso ne parleremo di più. Ha sentito parlare di questo grande Gesù che faceva grandi cose. Sente che sta passando. È arrivato un momento importante della vita. C'è un'occasione di grazia. L'occasione di grazia dobbiamo sfruttarle. Eh? E questo dice: fermi tutti. Io questa non me la faccio scappare. Io questa non me la faccio scappare. E appena sente un attimo che sente un marasma, sente un tumulto, che sta succedendoci? Passa Gesù Nazareno. Questo comincia a strillare come un pazzo. Uè! Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, ma a strillare il grido. Mio amico Don Fabio, che citeremo durante questa seconda parte, non racconta che quando fa un po' di percorsi con i giovani, a un certo punto, adesso non mi ricordo i dettagli, ma ricordo questo particolare, no? Li porta a fare un bel ritiro. Non lo so se gli fa sentire questo Vangelo o un altro, poi gli dice: dice, andate a fare una passeggiata, sparpagliatevi e scoprite la preghiera come grido. Gridate a Dio, ma dovete gridare, ma dovete proprio gridare, gridare. Questo gridava, questo qua, strillava. Adesso non posso fare la scenetta, insomma, che questa cosa rimane online, chi lo sa per quanto tempo, no? Mi posso mettere a strillare veramente, però questo strilla, questo qua. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Attenzione, questo strilla. E c'è stata gente che lo vuole mettere a tacere. E avete molti di quelli che cominciano a strillare un po', quindi che capiscono che c'è un'occasione,
Devono sapere che appena capiscono questa cosa saranno subito scoraggiati, perché il diavolo non vuole assolutamente che tu vai da Gesù, per nessun motivo, perché lui è morto se tu vai da Gesù, non c'è più niente da fare, non ti può fare più niente. E quindi le voci di questi che scoraggiano, dice, ah, zitto tu, che vuoi? Sono tutti quanti gli ostacoli che uno trova dentro di sé, fuori di sé, le mille scuse, non c'ha tempo, c'ha da fare questo, c'ha da fare quell'altro. Cioè, io ci potrei scrivere un'enciclopedia, sapeste quanti cammini ho visto spezzati appena nati? Proprio questa immagine qui, no? No, no, questi lo sgridano, questo lo sgridano. Lui continua ancora più forte, se tu mi sgridi. Ah, se mi sgridi faccio ancora peggio io. Alla fine Gesù si ferma, bellissima sti immagini, no? Si ferma e ordinò che glielo conducessero. Vedete la preghiera che diventa grido? Attenzione, eh? Abbiamo visto chi sono io. Vuoi guarire? Ma tu gliel'hai gridato a Gesù che vuoi guarire. Gridato. Dal cuore, dal profondo del cuore, dal profondo a te grido, Signore, dice il Salmo 130. Signore, ascolta la mia voce, sia nei tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Quante volte i salmi cominciano in questo modo, no? Sto dicendo queste cose perché già a questi livelli, ma noi abbiamo pregato in questo modo, mai? Il grido, quindi proprio rivolgersi con tutto il cuore a Dio per chiedergli aiuto, non è ancora la preghiera profonda di cui, se Dio vuole, in questa seconda parte poi parleremo, perché quella è una tappa fondamentale per imparare a vivere il paradiso e per guarire. Però comincia ad essere preghiera vera, cioè non è semplicemente biascicare qualche preghiera, andare a messa perché devo fare un favore, non si sa, sia al Padre Eterno o al parroco, a scaldare un banco guardando l'orologio che non vedo l'ora che finisce. E a farmi una comunione, posso andarsi a prendere una caramella, senza manco se mi sono confessato oppure no. Cioè, queste sono macchiette, queste qui. Queste non solo che non fanno niente di bene, ma fanno pure male a volte, queste cose qua. Gesù si ferma e chiede al cieco e chiede a te: che cosa vuoi che io faccia per te? Supponi che ti venisse Gesù davanti, però facciamo le persone serie, eh? Facciamo le persone serie. Perché davanti a Gesù le balle non si possono raccontare. Tu immaginati che Gesù ti viene davanti, senti un po', a disposizione, cosa vuoi? Che cosa gli chiederesti tu? Questo gli dice che io riabbia la vista. Dice, ma io gli occhi ce l'ho, tu c'hai gli occhi visibili. Per te il discernimento, ne abbiamo parlato, discernimento, abbiamo parlato del discernimento, questo così di catechesi. È una cosa importante oppure no? Abbiamo visto la condizione dell'uomo decaduto, l'ignoranza in cui siamo rimasti dopo il peccato originale. Tu non ce la capezzi, non capisci niente, non capisci. E l'uomo non capisce niente, sta sempre a chiacchierare di tutto e di tutti. Ma che parla? Che c'ha da chiacchierare? Non capisce niente, non capisce. Ma questa è condizione comune. Le chiacchiere sono, 9, sono non 99%, 4000% a vanvera sono. A vanvera. Cosa vuoi che io faccia? Che cosa gli chiedi a Gesù? Non scriviamo i commenti, queste sono cose personali queste qua. Che cosa gli chiedi tu a Gesù? Terzo step. Andiamo a uno step ancora ulteriore. Conoscete una signorina che si chiama l'emorroissa? Don Fabio, ho già detto qualche volta, ci ha scritto un libro sull'emorroissa. Don Fabio Rosini, si chiama L'arte di guarire, l'emorroissa e il sentiero della vita sana. Ci ha scritto un testo intero. Lo raccomando vivissimamente perché questo è un passo, è un testo fondamentale proprio per un percorso di guarigione. Io credo che citerò esplicitamente qualche passaggio, attingerò genericamente da qualche situazione.
In linea di massima, io ho letto il testo, molte delle cose che vi dirò è chiaro che si intersecano con le cose che dice Don Fabio, no? Quindi, perché è evidente. Chi era quest'altra donna? L'emorroissa. Cosa fare? Perdere sangue. Ci ricorda qualcosa questo perdere sangue? Ci ricorda qualcosa perdere sangue? Una delle prime puntate, no? Le ferite ricevute o no? Terza puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Ci ricorda qualcosa, quindi no? Sì, ce lo ricorda. Perdere sangue. Perdere sangue vuol dire perdere la vita. Perdere sangue è un'emorragia. L'emorragia non è che non è una malattia, d'accordo? È un po' come la febbre della suocera di Simone. Tra l'altro, quando la guarisce, adesso leggiamo il Vangelo. Quindi non è affatto escluso che questa qui, dietro questo male, c'era qualche cosa di non umano. Perché questa da 12 anni era affetta da questa emorragia. Aveva girato per molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Attenzione, questo è un male fisico. E qui dovremmo anche aprire il capitolo del male fisico, eh? Noi ci crediamo che Gesù ha potere anche sui mali fisici. Domanda per tutti, per tutti, per tutti. Come abbiamo vissuto il tempo noto? Non c'è bisogno neanche di nominarlo. E come stiamo vivendo il tempo presente? C'è differenza tra come lo vive un figlio di Dio o un figlio di Dio? O no? A mio avviso non è che c'è differenza, c'è un abisso, ci sta. Non la un abisso proprio. Abisso. Chiusa parentesi. Allora, il contesto di questa guarigione. Gesù, ci troviamo di nuovo stavolta dalle parti della Galilea. Torniamo al nord. Sta gironzolando per la Decapoli e arriva un capo della sinagoga, Gairo, che gli chiede di andare a guarire la figlioletta che era in fin di vita. D'accordo? Una folla immensa che si stringeva attorno a Gesù. A un certo punto, cito, prendo la redazione di Marco, che è la stessa che adopera Don Fabio, così chi si legge il libro c'ha lo stesso testo, e a un certo punto, capitolo 5, versetto 25, si sente dire: ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle gli toccò il mantello. Attenzione, toccare il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Chi ha seguito la diretta, questo in differita non c'è perché evito di mettere le canzoni in differita, anche perché poi se la carichi su YouTube ti fanno i reclami per il copyright, eccetera, eccetera. Però il canto che ha preceduto, non, i canti che metto prima delle puntate sono opinabili, ma non sono casuali, sono pensati, sono scelti. O Signore, guardami, nel tuo modo, vengo da te per toccare solo un lembo del mantello, no? È un canto da adorazione, quindi già cominciamo a capire alcune cose. Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E gli tocca il mantello e si ferma il sufflusso di sangue. Ma la cosa stupenda, e sentì che nel suo corpo era stata guarita da quel male. Lo ha sentito. Ho detto, Don Fabio ha scritto un libro su questo Vangelo, ma ce ne sarebbero potuto scrivere 10 dei libri. Proprio parola per parola sarebbe da commentare. E che succede? Subito Gesù, questo è un particolare che nota Marco, nei paralleli che io ricordi, in uno sicuramente non c'è, nell'altro sinottico non mi ricordo, ma comunque Marco lo nota con dovizia di particolari. Dice Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, quindi Gesù ha avvertito una potenza, gliel'ha succhiata questa donna, quindi capito? Cioè, era dovuta dare forza.
Cioè, è interessantissimo pensare alla dinamica, eh? Cioè, mentre quello gli ha detto, vuoi guarire? Sì. Signore, che io riabbia la vista. Riabbia la vista? No, questa gliela proprio, gliela succhiata la grazia. Senza che manco se ne accorgesse. Cioè, capiamoci, no? Dice, chi mi ha toccato il mantello? Qualcuno, qui è successo qualcosa. Qualcuno mi ha toccato il mantello. Attenzione che il mantello nella Sacra Scrittura, Don Fabio, questo lo approfondisce. Il mantello non è un indumento, cioè chi conosce la Bibbia, c'è un episodio famoso, da parte il fatto che di quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Se qualcuno ti vuole togliere la tunica, lascia anche il mantello. Il mantello, cioè noi non capiamo nel Vangelo perché non perché siamo ignoranti, non capiamo i contesti ebraici, non conosciamo la Bibbia, ci picchia. Nell'Antico Testamento, nel Deuteronomio, se non ricordo male, comunque nel Pentateuco, c'era una legge che diceva: guarda che se tu prendi in pegno il mantello di un tuo debitore, guarda che al tramonto del sole glielo devi portare, perché il mantello è la sua coperta. Tu lo fai morire di freddo. Guai a te, offenderesti gravemente il Signore se tu non gli dai il mantello. Il mantello è il bene prezioso, è la coperta per la notte. Primo aspetto. Secondo aspetto, col ciclo di Elia e di Eliseo, quando Elia viene rapito sul carro di fuoco, c'è tutto quanto l'episodio del mantello. Elia gli dice: sì, se il mio mantello scenderà su di te, tu sarai il mio successore. Quindi il mantello è ciò che esprime l'essenza profonda, l'identità. Toccare il mantello di Gesù è un atto di fede, quindi è giungere a chi lui veramente è, a ciò che lui veramente può. E questa donna l'ha fatto. Ma questo non lo fa quasi nessuno, figlioli miei cari. Quasi, te lo dico io, cioè almeno la mia esperienza da parroco, quasi nessuno. Ci sono persone anche che vanno a messa tutte le domeniche. Esageriamo, pure tutti i giorni. E come mai che rimangono sempre uguali? Con me. Cos'è che non funziona? Non funziona. E poi fanno. Chi è lontano trova sempre 3.000 scuse, quindi non è giustificato. Ma danno l'occasione, dici: ma quello fa messa tutti i giorni e è il diavolo peggio di prima. Ma che ce va a fare? Ma la messa non funziona. Ma non è che non funziona la messa, quello non è come l'emorroissa. Quello c'entra tutti i giorni in contatto col mantello di Gesù, ma non con la fede di questa donna. Chi mi ha toccato? E questa, immaginate la scenetta, no? Marco è. Allora, i discepoli gli dicono: scusa un attimo, ma tu vedi tutta questa gente che ti sta intorno e dici chi mi ha toccato? Versetto 31. Egli intanto, impressionante, guardava intorno per vedere qual è che aveva fatto questo. La vuole guardare. Oh, c'è una, una. Ho trovato. Oh, c'è una. C'è una che mi fa fare quello per cui sono venuto sulla terra. Ma tu pensa un po'. Cioè, ma questo è proprio un dramma divino. Cioè. Gesù c'ha un patrimonio sterminato e non se lo pia nessuno. Lo bestemmiano dalla mattina alla sera. Lo disprezzano. Anche i suoi, anche i fedeli, anche i battezzati, anche i preti, anche le suore, anche i frati, pure i vescovi. Vabbè, qualcuno, non tutti, cioè, sicuramente. Se dici perché so, è stato Giuda, è stato, insomma. Fammi vedere chi è. Una che mi ha fatto fare quello per cui sono venuto al mondo. Una. Questa arriva davanti impaurita, tremante. Gli si getta davanti, gli dice tutta la verità. Questa dice: mo chi lo sa? Mo si arrabbia. Gli ho toccato il mantello, gli ho rubato il miracolo. E che risponde Gesù con la grande risposta? La tua fede ti ha salvato. Attenzione alla tua fede. La fede, qui non parla della fede, cioè, o prima diciamo così, è possibile per esempio che un ministro di Dio, facciamo così, di qualunque grado, abbia la fede e non abbia la fede? Sto facendo provocazioni, è possibilissimo. Perché un ministro di Dio può avere la fede divina e cattolica, quella che Sant'Agostino chiamava la fides quae.
quindi conoscere benissimo le verità di fede, averle anche ben comprese, predicarle benissimo. Ma non è questa la fede di cui Gesù parla qui. Questa non è la fides qui. Questa è la fede che sposta le montagne. Questa è la fede che crede senza dubitare che io ho un male incurabile che mi porto dietro da una vita e che non serve che vado a cercare in giro a destra e a manca, da Tizio, da Caio e da Sempronio, dall'idolo X, dall'idolo Y, dall'idolo Z, dal politico, dall'idolo, dall'amico, da chi te pare, va bene, dallo psicologo, oggi stanno i padri eterni in terra, con tutto il rispetto per la categoria, no? Cioè, ma oggi questo è veramente un segno dei tempi. Uno c'è un problema interiore, la prima cosa a cui pensa è lo psicologo. Non voglio dire che non ci siano cose per cui sia necessario andare dallo psicologo, spieghiamo, se no poi mi fanno le mail gli psicologi e mi dicono che offendo la categoria. Non c'ho niente contro la categoria, ma dico io, no? Ci sono poi delle forme patologiche, sia a livello psicologico che anche a livello psichiatrico, insomma. Quindi, per carità, tutto ciò premesso. Ma chi si fa guarire da Gesù? Questa non è la fede, come dire, la santissima fede divina e cattolica. Questa è la fede fiduciale, questa è la fede dell'abbandono. Questa è la fede che sposta le montagne. Gesù dice, se aveste fede quanto un granello di senape, vorreste dire a quel monte, buttati nel mare. Qual è il monte? La montagna di problemi e di guai che ti porti dietro e che non sei mai riuscito a spezzare. Questo è la montagna. Nessuno si mette davanti ai monti a monte spostate. Cioè, ecco. Dopo bisogna veramente chiamare lo psichiatra dopo, no? E la neuro. Questo è un testo fondamentale. Ma noi crediamo che Gesù possa fare questo. Basta che tocco il lembo del mantello. Ma la gente oggi pensa questo. Ma guardatevi un attimo in giro. Io non amo mai essere... Guardate le cose che accadono. Guardate la gente cosa pensa. Chi dice la gente che io sia? Chi dice la gente che io sia? Ci crede la gente che Gesù è questo? E da chi cercano la salvezza? Da Gesù? Da Gesù? Io non lo vedo proprio. Io vedo ben altro, insomma. E anche qui, invito. Quinto ed ultimo Vangelo perché abbiamo finito. Andiamo dagli amici di Gesù. Conosciamo gli amici di Gesù. Sappiamo che Gesù aveva dei buoni amici. Erano tre fratelli. Lazzaro, Maria di Magdala e Marta. Tutti quanti la sappiamo la storia. Lazzaro muore, l'ultimo miracolo di Gesù, il miracolo più strepitoso, lo tira fuori dopo 3 giorni che stava nel sepolcro. Gesù, come pare chiaramente dal Vangelo di Giovanni, apposta non è andato prima, ha sofferto di dover far soffrire l'amico e farlo morire di morte dolorosa. Ha sofferto per la sofferenza delle sorelle del suo amico, e una era Maria di Magdala, una di quelle che, delle anime più care a Gesù, la prima dopo la Madonna a vedere Gesù risorto, quindi non era una qualunque, una che l'aveva tanto amato, una che avrebbe meritato ogni carezza, ogni consolazione da parte di Gesù, una grande peccatrice convertita. No, gli ha dovuti far passare per questa cosa. E non solo per fare davanti a tutti il più grande dei miracoli, per tenerli tutti quanti in silenzio. Questo è stato fatto per loro, è stato fatto per tutti, perché tutti quelli che adesso chiacchierano, blaterano sul nostro Signore Gesù Cristo. Sapete cosa dice il Salmo secondo, no? A proposito delle genti che congiurano e degli empi che blaterano e di quelli che adesso si credono i padri eterni, i padroni del mondo, fino a quando nostro Signore non dice adesso basta. Li farà sfogare un altro po', ma dopo tra poco dice basta dopo. Io di questo non ho nessunissimo dubbio, anche a prescindere da Fatima, da Meggiugorje, tutto quello che vogliamo, d'accordo? Il Salmo 2 dice se ne ride chi abita i cieli,
li schernisce dall'alto il Signore, egli parla loro con ira, li sgomenta nel suo sdegno. Fate, fate. Le mie braccia sono sempre aperte all'accoglienza e al perdono fino a quando siete in vita. Poi le cose cambiano però. Poi la musica cambia. E nel giorno del giudizio tutti quanti piagneranno. E tra le cose che il nostro Signore gli farà dire, se tipo tu hai visto qualcuno che ha fatto tornare vivo dal cimitero uno dopo 4 giorni, conosci qualcuno? Dimmelo. Conosci qualcuno? Conosci qualcuno? Sta scritto nel Vangelo. Ah, ma nel Vangelo stanno scritte le leggende. Le leggende. Oibò. Quando stai scritto i Vangeli, tutta questa gente era ancora viva. Lazzaro era ancora vivo. Lazzaro li prendeva oggi che fa tanto di moda e li denunciava, o le sorelle di Lazzaro le andavano a denunciare se non fosse stata vera una cosa del genere. Ma che dici? Ho scritto in un tweet l'altro ieri, perché questa è proprio una colpa imperdonabile, secondo me, è proprio imperdonabile. La gente oggi non pensa, tu devi pensare, e non pensa su una montagna di cose. Ho scritto nel tweet: occorre imparare a farsi domande. Fatti qualche domanda, fatti. A mettersi in discussione, a mettersi in ricerca. È colpa non fare queste cose. Non accontentarsi di accodarsi all'opinione dominante. Oggi abbiamo, ho fatto una predica recentemente, no? Gesù c'ha le pecore, le pecorelle, fedeli e devoti che seguono solo lui, non altri, a ragion veduta. Non c'hanno i pecoroni che si accodano al gregge. Che va presa prima al primo imbecille che blatera. No, no. Non abdicare al pensiero, tu devi pensare. Perché il nostro Signore l'ha detto miliardi di volte, lo ripeto, la prima cosa che ti chiede quando sei andato di là non è quello che hai fatto. Ma l'hai fatto funzionare il cervello che io ti ho dato, sì o no? E l'abbiamo già visto in tante circostanze. Ma vuoi chiederti che chi caspita fa tutto quello che vedi intorno a te? Il mondo, il pianeta Terra, il tuo corpo umano, ma chi la fa queste cose qui? Quello che dicono gli stupidi, gli stolti, gli imbecilli, il caso? Il nostro Signore ti dirà: bene, mostrami soltanto una cosa che tu hai conosciuto tra quelle ordinate in terra, vai, sfogati, dimmene una sola, che sia stata fatta dal caso. E tu sei così stupido che vedi che nessuna cosa fatta bene, fatta che viene dal caso, e le cose così grosse fatte così bene, oggi che siamo super intelligentoni, che conosciamo pure il DNA e gli atomi, sono fatti dal caso. Ma tu sei scemo, sei. Questo non è perdonabile, questo qui. Non è perdonabile. Non abdicare al pensiero, chiedere. Cercare, bussare, pensare. Chi cerca trova, chi chiede ottiene. A chi bussa è aperto, sono parole del nostro maestro. E chi pensa, la verità la trova. Perché gli viene incontro. Allora, chiudo perché abbiamo quasi finito. Non era andato, non ha fatto morire Lazzaro soltanto per fare il miracolo più strepitoso, ma anche per esaltare e mettere alla prova. Ho fatto la predica questa sera sull'importanza della prova. Il nostro Signore prova i giusti, ai peccatori li castiga in senso etimologico, nel senso, quello non sono prove, sono tribolazioni finalizzate alla correzione. Questi sono i castighi, cosiddetti castighi. Dopo che con le buone, come dire, sto cercando di farti ritornare alla vita, d'accordo? Perché di questo si tratta, e tu continui a sfracellarti verso la morte. Ti devo toccare un pochettino per vedere se almeno questo ti fa riflettere. Un giusto non ha bisogno di questo, eppure anche i giusti soffrono. C'è l'esempio di Giobbe, per esempio. Perché soffrono i giusti? I giusti soffrono per diventare più giusti, per diventare ancora più santi, per diventare eroi. È la prova. Allora, c'è un primo dialogo. Ci sono due dialoghi prima della risurrezione di Lazzaro. Uno con Marta. È uno con Maria. Dialoghi molto molto simili. Capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Gesù arriva, trova Lazzaro, eccetera, eccetera.
Marta, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro e Maria stava in casa. Episodio analogo al famoso Marta e Maria di Luca, no? Episodio parallelo. Marta dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Una bella cosa, ha detto Marta, no? Quindi Marta ci crede che Gesù è il figlio di Dio, dice: sì, se tu fossi stato qui, non sarebbe successo questo male. Secondo step. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederà Dio, egli te la concederà. Marta c'ha già una bella fede, quindi non facciamo le stupidaggini che Maria c'aveva la fede e Marta c'aveva le opere. Queste sono semplificazioni, sì, anche in parte vere per farci capire, ma Marta è Santa Marta, insomma, no? Le opere non si possono avere senza la fede. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Guardate come Gesù, come dire, non, cioè, fa fare step graduali sempre, no? Marta rispose: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Quindi non era appartenente alla setta dei Sadducei. Lei alla risurrezione della carne ci credeva. Noi ci crediamo, spero. O no? Non è mica uno scherzo, ma ci crediamo anche alla vita eterna. Adesso, come dire, siamo arrivati in un tempo, cioè, noi stiamo vivendo un tempo assurdo. Scusate, ogni tanto mi devo togliere anche, cioè, qui c'è l'idolatria della vita terrena adesso, l'idolatria della vita terrena a quanto pare, perché tutti quanti terrorizzati di morire, per certi aspetti. Dopodiché continuano a starci. Ho letto oggi un post: nei prossimi giorni ci sarà una riunione, perdonatemi la divagazione, ma qualcosa la devo dire se non mi scoppio, dove si riuniranno per stabilire che l'aborto è un diritto umano. Un diritto umano. Un diritto umano uccidere un bambino nel grembo della madre. Tutti terrorizzati di morire, però è un diritto umano uccidere un bambino. Non solo. Continuano a diffondersi le legislazioni sull'eutanasia, cioè di morire prima del tempo. Oibò, ma che cose strane. Che cose strane. Non aggiungo altro perché sennò, ecco, potrei non mantenermi nei limiti della austerità e gravitas sacerdotale, no? Noi ci crediamo nella risurrezione, nella vita eterna. Ma che siamo terrorizzati dalla morte noi? Ma se a te il nostro Signore dicesse: stasera tu devi morire, ma tu che pensi? Proprio brutale, brutale. La fai la festa, ma non perché uno non ama la vita terrena. Attenzione, noi amiamo tantissimo. Figura, la Chiesa difende la vita terrena, cioè contro, oggi difende la Chiesa terrena contro quelli che dovrebbero idolatrarla. Perché l'ammazzano nel grembo della madre e vogliono ammazzarla prima del tempo. Quindi, per carità, non c'è nessun disprezzo per la vita terrena. La vita terrena è sacra e santa, anche perché senza la vita terrena non si va a paradiso. Ma è una cosa a cui dobbiamo stare abbarbicati e guai a chi ce la tocca, e c'ho il terrore della morte. Un credente, torniamo da dove siamo partiti, un cristiano, uno che ci crede sul serio. I santi vedevano l'ora di morire, tutti quanti. Ma non vedevano loro. Poi dicevano a Gesù: se ti devo servire, se non sono ancora pronto, se mi devo fare qualche anno luce di purgatorio, per carità, stiamo qua altri 100 anni, ma stiamo qui per necessità. O per fare la volontà di Dio, non perché sono attaccato alla vita terrena e guai a chi me la tocca e c'ho il terrore che mi viene qua. E che sarà mai? E che? E che? Tutti terrorizzati. Ma che? Non è che non ci stanno i problemi, per carità, i problemi ci stanno, ma terrorizzati? Se sapeste le cose che ho visto e sentito, che le cose mi hanno detto a me, cioè io sto zitto sempre, ma rimango, cioè nel cuore sono veramente senza parole. Ci sono persone che da un sacco di tempo che non vanno più in chiesa, noi parroci siamo preoccupati, siamo constatiamo, e lo sapete qual è la motivazione? Per paura. Tappate, rinchiuse dentro casa, non escono. Mi sembra veramente un'esagerazione, cioè, attenzione, lo dico con tanta sofferenza e con tanto rispetto, però cosa c'è dietro queste dinamiche? Pensa, fatti qualche domanda, senza ovviamente voler giudicare nessuno, né andare assolutamente a tanto, no?
Allora Gesù incalza. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Non aspettare dopo per risorgere. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Qui comincia la vita. Non c'è soltanto la risurrezione della carne. Qui puoi cominciare a vivere. Tu ci credi? E torniamo da dove siamo partiti. Siamo partiti da: voi credete che io sia? Tu sei il Cristo, ci credi veramente che è il Cristo? E chiudiamo con questo. Credi tu questo? Gesù ti lascia noi con questa domanda. Marta risponde: sì, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. La stessa cosa che ha detto San Pietro, tale e quale. Perché questa è la fede divina e cattolica. Dopo queste parole arriva Maria. E cosa dice Maria? La stessa cosa di Marta. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. La stessa cosa di Marta. Interessante, eh? Detto questo, Gesù va sulla tomba, piange e poi risorge. È Marta che fa la professione di fede, la riabilitazione, per chi pensa. Maria ripete soltanto la stessa cosa che ha detto Marta, sicuramente ci credeva anche Maria, no? Quindi questo è un dettaglio, diciamo, che San Giovanni ha scelto per la redazione di questo brano evangelico, no? Però rimaniamo con questa domanda. Credi tu questo? Allora, se tutto quello che abbiamo detto questa sera ci ha risposte positive, allora dalla prossima volta cominciamo a... Avete visto? Finora abbiamo montato l'aereo, abbiamo costruito l'aereo. Abbiamo visto che adesso che prima che si decolla c'è il rullaggio. Ecco. Oggi abbiamo fatto il rullaggio, abbiamo scaldato i motori, d'accordo? Dopodiché siamo messi sulla pista. Ecco, la prossima volta si tira la cloche, cioè si liberano i reattori e si comincia, d'accordo? Dopodiché si comincia a volare. Però vuole soltanto fissare sull'aereo, eh? L'aereo, per chi non avesse capito, fuori di metafora, si chiama Gesù. Se tu monti su quell'aereo, la vita della terra, intesa come vita di non senso, come vita brutta, la dimentichi proprio. Non c'è più. C'è altro. Le cose vecchie sono passate, scrive San Paolo, ne sono nate di nuove. Queste non sono parole retoriche. Ecco. Io posso semplicemente aggiungere delle cose che dico, ma penso che quando parlo si capisca, si capisce. Io ne sono testimone. Io l'ho vissuto queste cose qui. Le ho viste vivere e le ho vissute in prima persona. Quindi avete visto quando vi apostolo dice: di questo noi siamo testimoni. Io di questo sono testimone. Certo, la testimonianza è una cosa mia personale. Uno potrebbe, però io posso dire che quello che dico, io l'ho vissuto e l'ho visto vivere. Per cui è vero. Capite? Non si possono dimostrare, la fede va avanti per testimoni, non per dimostrazioni. Io mi sento un piccolo testimone. Il testimone, attenzione, sono testimone di opere divine, perché per quanto mi riguarda, Dio solo lo sa, cioè, io sono no meno che nulla, meno che nulla, d'accordo? E non lo dico per forza, per atteggiarmi a umile, che purtroppo non lo sono, ma è la verità, d'accordo? Essere testimoni vuol dire semplicemente stupirsi dinanzi a quello che può fare nostro Signore per noi, solo che tu lo metta in condizioni di farlo. Ricordiamo Gesù che si stupisce dinanzi all'emorroista. Chi è che mi ha toccato? Chi è che finalmente mi ha toccato? Chi è che finalmente? Sarà qualcuno che si prende tutte le cose che gli ho dato. O me le devo riportare tutte quante in paradiso, che stiamo già pieni di roba in paradiso. Ce l'abbiamo già, ce faccio io. Che poi a Dio se dà qualcosa, non è che rimane. Noi se diamo qualcosa non ce l'abbiamo più. Dio se dà qualcosa non è che perde, cioè Dio è inesauribile, dà senza diminuire, d'accordo? Quindi immaginiamo come possa stare Gesù con tutta questa roba che c'ha e non gli costa manco niente darla e nessuno se la prende. Ma così purtroppo vivono. Ahimè, abbiamo già detto, la quasi totalità.
perfino dei battezzati. E fermiamoci ai battezzati, che è meglio. Ci vediamo alla prossima puntata, se Dio vuole. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, e a presto.